Inizia la gara, forza ragazzi, forza ragazzi. Recuperiamo noi con Mario, colpo di tacco per Eto'o, attenzione, siamo al limite, palla buona per Maicon, guadagna a fondo, il cross, il tiro, la ribattuta, salvataggio! Salvataggio della difesa del Chievo al minuto 3, palla gol. Giro palla rapido per Dechi, carica al destro, attenzione, ci prova il suo tiro, traversa, traversa! La traversa nega al drago la fiammata vincente. Al minuto 5, seconda palla gol per l'Inter. La traversa colpita dal colpo a scendere di Deki Stankovic. Partenza ottima, bene ragazzi, insistere. Frey che recupera il pallone, palla che viene rilanciata in avanti, irregolarità di Walter Samuel, danni ancora dell'uruguaiano Pablo Granocce. Parte Luciano con il destro, palla dentro, il colpo di testa, attenzione, il gol del Chievo. Gol del Chievo convalidato, segnato da Sardo, mi sembra. Il colpo di testa di Sardo in mischia, il Chievo va in vantaggio al minuto 11. Rivediamola questa traiettoria con il colpo di testa, poi c'è una deviazione di un nostro giocatore che in realtà è quella che dà la traiettoria che favorisce il gol, che dobbiamo attribuire però a Scardina. Inter 0, Chievo 1, inizia con l'handicap questa gara, palla in avanti, Dechi, hanno sfruttato questa palla inattiva con questo colpo di testa neanche tanto pericoloso, ma deviato da uno dei nostri. Eto'o cerca sullo stretto, il tiro cross, deviazione, e gol, 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 e gol! Pareggia l'Inter un minuto dopo, al minuto 12, questa volta l'autogol di Mantovani. Dobbiamo dare il gol a Eto'o però, penso, adesso quando lo rivediamo lo si capisce meglio. Un minuto dopo il gol dell'1-1, Eto'o fa un numero in mezzo a tre, il suo tiro cross, no, dobbiamo dare l'autogol qua perché la palla non andava sicuramente dentro ed è il corpo di Mantovani che devia con il tacco questo pallone, imprendibile per Sorrentino, è 1-1 un minuto dopo. Si ricomincia come prima, forza ragazzi. Si gira Pellissier, arriva al limite dell'area e apre lateralmente sulla sinistra per l'avanzata di Jokic, affrontato da Balotelli, se ne libera, il suo cross, palla dentro l'area di rigore, il colpo di testa di Granocce che arriva con buona scelta di tempo a saltare più alto di Materazzi, la parata è di Giulio Cesar. Ma noi seguiamo questa traiettoria con Balotelli che calcia una palla bassa al limite, palla che arriva a Stankovic, il suo tiro, Sorrentino si supera con una deviazione in corner, ancora occasione da gol, il destro di Dechi e la parata del portiere che mette i pugnoni su un colpo di collo pieno sinistro potentissimo. Ancora Mario dalla bandierina di destra, secondo corner, parte la traiettoria, palla dentro, colpo di testa e la palla di Thiago va a sfiorare la traversa. Applausi, bravo nella scelta di tempo, si piazzano i nostri saltatori, attenzione. Parte la traiettoria di Mario, palla dentro, colpo di testa, mischia! Che sfortuna! Eto'o ha la palla sul piede, non riesce a dare forza alla giocata, il Sorrentino si avventa su questa palla vagante dentro l'area piccola ed è lestissimo a recuperare. Ancora opportunità, rilancio del portiere, rimane Luciano in copertura e Samuel Eto'o che gli porta via palla, Cambiasso che ne approfitta e fa ripartire Thiago Motta, sulla lateral destra Maicon e Dechi, palla che viene lasciata correre per il colosso, Dechi porta via l'uomo, Maicon, il cross sul palo lontano, Cambiasso, il tiro, e gol, 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 il Cucciu 34. Che bella azione, tutta un tocco, la palla messa sul palo lontano al minuto 34, il gol del Cucciu al 2-1, meritatissimo gol del vantaggio, Cambiasso, terzo gol stagionale per il Cucciu, terzo gol in campionato per Cambiasso che aveva segnato l'ultimo gol. È incredibile, in casa contro l'Atalanta nell'ultima di campionato dell'anno scorso,
Milito, attenzione, movimento largo per Maicon, può andare al cross alla destra, lo affronta Jokic, uno contro uno, lo punta, traiettoria, secondo palo, il colpo di testa tentato da Balotelli che va a impattarsi con Sorrentino che lo anticipa. Ha preso anche un colpo Mario nell'impatto con il portiere perché va a sbattere di testa contro il corpo dell'estremo difensore, intanto pareggia Lucarelli in Livorno-Lazio. L'arbitro allora deve andare a sincerarsi delle condizioni di Mario perché proprio è andato a sbattere contro Sorrentino. Santiago Motta protegge il pallone, servito gli da Milito, poi Eto che prova a puntare e andare, attenzione, scambia con Milito, carica al destro, si allarga, vede la porta, pallonetto, e gol, 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 il principe, il principe, tanta roba questo gol, gli ha fatto il colpo sotto da fuori area, è il 3-1, è il 3-1, il gol di Diego Milito al minuto 39, è il gol numero 21 in campionato, grande colpo sotto perché si libera di due giocatori, vede il portiere fuori, colpo sotto, è il gol del 3-1, forza ragazzi! Lo va ad applaudire, lo va ad abbracciare, Cucciu saluta la panca, saluta in tribuna, un bacio a moglie e figli in tribuna e agli amici e parenti e a tutti i tifosi per il gran gol del 3-1. La panca dell'Inter inquadrata, bisogna aspettare la contemporaneità su tutti i campi, quindi bisogna entrare velocemente in campo, dà l'ok il signor Banti, c'è il tocco all'indietro per Walter Samuel, il giro palla sul fronte destro per Maicon. Maicon prova a mettere in movimento Balotelli con un lancio in profondità, Mario può andare solo contro il portiere, Mario, pallonetto, il tiro, e gol, 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 Mario, 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 4-1, il lancio bellissimo di Maicon. E poi Mario solo contro Sorrentino non sbaglia con un colpo sotto e il gol del 4-1 di Balotelli. Applaude il pubblico, il giovane campione nerazzurro, il giovane campionissimo nerazzurro. Guardate che bel movimento, guardate che palla che gli serve Maicon. Lui è bravissimo e senza controllare la palla la mette con un colpo sotto a superare Sorrentino. Festa grande, il gol del 4-1, bene ragazzi, bene ragazzi. Settimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo, Inter 4, Chievo 1, si partiva dall'1-0 per il Chievo. Palla che viene giocata adesso da Marcolini che arriva al limite, carica al sinistro, gol del Chievo. Non so se c'è il tocco di Granoce o se, vediamo... Se, c'è proprio la deviazione di Granoce che con il piatto allarga il colpo e quindi si riapre la partita non più con il triplo vantaggio mentre inizia a piovere in maniera anche piuttosto fitta. Applausi per Mario, grande protagonista anche in questa partita. Il colpo di testa, Maicon controlla, siamo al limite, attenzione, prova ad andare dentro per Pandev, controlla solo contro il portiere, Sorrentino riesce come può al minuto 20 a chiudere. Materazzi fa giro palla sulla sinistra per Zanetti, Zanetti in avanti per Goran Pandev, attaccato da Sardo, all'indietro per Pupi, salgono i cori, Inter sugli spalti, attenzione all'errore, pericolo, Pellissier entra in area, gol del Chievo, stiamo concentrati, l'errore difensivo ci costa un contropiede con Pellissier che entra in area solo e batte, si riparte, chiama la palla Cambiasso, cerca l'1-2, Goran arriva al limite, palla per Milito, fuori Cucciu, cerca di andare al tiro, carica al sinistro, è chiuso, Varagna al fondo, il suo cross, porta vuota, salvataggio, Zanetti avanza, palla al piede, va dentro da solo, il capitano, attenzione, entra in area, li salta tutti, pallonetto, Sorrentino, Cambiasso, mischia, allontana, Maicon con il petto, controlla, allarga male il pallone. Attenzione, Milito, sta piovendo a dirotto,
gioca il principe, la palla su Goran, palla giocata al limite per Dechi, carica al destro, 1-2 con Eto'o, si gira, Goran entra in area, rimpallato, Milito, alto! Muntari vince il rimpallo, Cambiasso lo fa correre, Munta arriva al limite, carica al sinistro, palla per Eto'o, entra in area, il tiro, il miracolo di Sorrentino. Goran è chiuso, ne ha intorno tre, gioca la palla fuori per Dechi, può caricare il destro, attenzione il drago, cerca la fiammata, filtrante, Eto'o si gira, il tiro, miracolo, porta vuota, Pandev, palo al 37 di Pandev. Alla grande Eto'o, prova ad andare dentro da solo, palla al limite, Milito entra in area, Milito rimpallo, Stankovic il tiro, ha cercato con troppa veemenza. Guarda il cronometro il direttore di gara e l'Inter si appresta a vincere questo match importante, importantissimo, per 4-3. Parte il rilancio di Julio Cesar, pallone controllato da Eto'o, messo giù da Cambiasso, fa ancora giocare i Muntari per Goran Pandev, tiene palla lì e l'arbitro dice che l'Inter vince 4-3. Finisce in questo momento anche l'Olimpico tra Roma e Cagliari e quindi tutto è rimandato all'ultima giornata di campionato.